fine il punto vero e critico è il rapporto tra la realtà e le passioni delle persone che incontriamo. La realtà chiede competenze, chiede professionalità in determinati ambiti molto tecnici. Le persone che incontriamo che escono da altri percorsi universitari si sono iscritte ad altri percorsi per una passione differente. Il fatto che all'interno di facoltà umanistiche siano stati introdotti percorsi formativi in ambito digitale rasserena, perché vuol dire che chi esce da quelle facoltà ha comunque una prima infarinatura che gli può permettere, nel momento in cui verosimilmente, realisticamente, purtroppo avrà difficoltà a entrare nel mondo del lavoro secondo quella che è la propria passione, comunque avrà una carta da giocarsi anche in un altro ambito.